Sto tornando dalla spesa e questo è un evento perché per la prima volta in tanti anni penso che il mio amato Esselunga verrà detronato. Sono stata all'Aldi e non ci volevo credere nemmeno io, ma sono riuscita a trovare un sacco di cose, per cui buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Vediamo insieme cosa ho comprato all'Aldi, perché è una cosa assurda. Perché è assurda? Perché io sono vegetariana e mangio senza glutine, e per me la preferenza per l'Esselunga va perché ci sono quasi tutte le cose che mangio io solitamente, per cui vado in un unico posto e prendo tutto. Ma sta per cambiare la cosa, perché probabilmente non riuscirò a smettere del tutto di andare all'Esselunga, però per un po' di cosine che prima compravo e che mi costavano un bel po', forse potrò cambiare supermercato. Ma dovremo provarle le cose, perché devo capire se vale la pena cambiare, se sono buone, altrettanto buone. Cosa ho comprato esattamente? Allora, partiamo così a caso. Golosità: ho trovato una mousse al cioccolato ed è senza glutine, cioccolato fondente senza glutine. Questa ne ho presa una sola perché vorrei assaggiarla prima insieme a Olivia e mio papà, di modo da capire se sono buone e comprarne delle altre. Cos'altro ho comprato? Dentifricio, il solito Elmex. Stranamente c'è anche all'Aldi. Poi ho comprato da provare questo infuso di zenzero 100%. Uova da gallina allevate senza l'uso di antibiotici. Costano pochissimo, tra l'altro. 6 uova, 1,44 euro. E poi latte per il bimbo di casa e per le crepe che sto per andare a fare. Ho trovato la pasta sfoglia senza glutine a 2,19 euro e non era scontata. Solitamente quella che compro della Buitoni costa 3,80 euro, se non ricordo male. Se questa è altrettanto buona, non vedo la ragione per continuare a comprare quella di prima. E ovviamente l'ho comprata per fare la torta salata e perché voglio provare a fare i cornetti. Poi kefir al melograno e ai semi di chia o chia, il mio deodorante, anche questo non pensavo di trovarlo. La Philadelphia, che serve appunto per le crepe che farò stasera. Limoni italiani. E poi cos'altro abbiamo? Banane, no, cavolo colorato, sì, cavolo bianco, viola e romanesco. Costavano anche questi pochissimo. Dei broccoli, la verdura era tutta molto molto bella, devo dire. I ceci non possono mai mancare. Delle meline piccole piccole, queste le abbiamo già provate, sono squisite e sono proprio la dimensione giusta per quella voglia di dolce dopo cena. E infine la farina senza glutine per i dolci, c'è anche per il pane, le focacce, e costa la metà rispetto ai preparati per dolci che si trovano nei supermercati di supermarket. Per cui sono sbalordita. Vi faccio anche vedere il tutto. Qui la mia spesa. Vabbè, qui c'è dei bocconcini di petto di pollo e del prosciutto cotto. Tutte queste cose sono costate 43 euro, però avevo uno sconto di 5 euro e quindi le ho pagate 38 alla fine. Win-win! Sono super felice di questa scoperta e
Penso che tornerò a fare visita in questo supermercato perché ci sono un altro po' di cosine, però non è che volevo comprare tutto insieme la prima volta, allora ho detto vabbè, proviamo intanto queste cose e poi andrò a prendere anche le altre perché visto che c'è anche la pizza senza glutine, ci sono i macaron non c'è scritto sopra che sono senza glutine, però sono senza glutine, assurdo. E boh, sono troppo su di giri per questa cosa, per cui sono soddisfatissima. Vado a cucinare. La ricetta che sto per andare a fare non la vedrete in questo video, ma nel video precedente, per cui link qua sotto che potete andare a vedere appunto che cosa ho preparato. Perché questo pomeriggio mi va di dedicarmi un po' alla cucina. Ragazzi, forse all'alba dei miei 32 anni, ebbene sì, 32, già principi di Alzheimer, sì. Comunque, all'alba dei 32, non compiuti ancora, ho imparato che bisogna muoversi per tempo e sto già mettendo via le cose, mi sto preparando come mai fatto fino ad ora. Perché sto andando a Milano a fare una cosa che non ho mai fatto, conoscere gente che non ho mai conosciuto. Sto praticamente andando ad un blind date, ma sportivo. Sono vestita in Miss Sportiva e non vi spoilerò niente. Facciamo che andiamo direttamente là. E vi faccio direttamente vedere perché se parlo e se razionalizzo rischio di non arrivarci. OMG, non so se mi state sentendo, ma è una roba enorme. Oh, stavo andando addosso a una persona, palese di quando. Oh my god. Quello addirittura lì in giù. Faccio super contenta. Sorridi. No, cos'è il video? Vabbè. Lasciati, lasciati, non fa niente. Adesso ingaggerò qualche cameraman per far vedere l'outfit. Tra l'altro non ci siamo neanche presentati. Come si chiami? Marta. Marta. Io sono Veronica. Piacere. Voglio far vedere così. C'è anche la treccia. C'è un bel gruppo qua. Sono arrivata, non so se l'avete visto perché devo ancora controllare le riprese che è riuscito a fare il ragazzo, però sono arrivata circa fino qua e poi mi è presa l'ansia. Ma vabbè, per la prima volta va bene. Eccomi di nuovo qua con un altro salto temporale. Avevo detto il contrario, ma a quanto pare non sto riuscendo a mantenere le mie promesse, ma va bene perché la vita va così, succedono degli imprevisti. Gli ultimi 2 o 3 giorni sono stati parecchio impegnativi perché sono stata molto male. È partito tutto con quella che ho penso sia stata un'indigestione e sono stata male una notte intera, ma potrebbe benissimo essere anche un'influenza intestinale, non lo so. Fatto sta che mentre mi stavo riprendendo da questa, mi è venuta anche una sorta di influenza raffreddore, non lo so, non troppo forte, però mi sta buttando giù parecchio. E quindi oggi è finalmente il primo giorno in cui riesco a portarmi in condizioni dignitose per parlarvi.
e chiudere questo video, che è stato di nuovo un palcoscenico per nuove esperienze. E devo dire che l'esperienza di andare a fare arrampicata è stata veramente una cosa bella e di cui avevo veramente bisogno, perché mi ha insegnato delle cose fondamentali riguardo alla fiducia e lasciarsi andare. E devo dire che questo l'ho imparato non tanto mentre stavo salendo io, ma quando stavo assicurando la mia compagna da giù, perché poi lei aveva deciso di fare una parete un po' più difficile, dove si è staccata proprio dalla parete diverse volte, e io sono riuscita a reggerla. E diciamo che non è che sono stata io a reggerla, però quel meccanismo delle corde più me, abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme e mi ha fatto capire quanto in realtà fosse sicura quell'attività, mentre quando ci sono salita io mi ha fatto parecchia paura. E arrivata ad un certo punto dove sentivo che rischiavo di non trovare più agganci e rischiavo di staccarmi dalla parete, non mi sono fidata e non sono arrivata fino a su, era comunque una parete di 12 metri e io penso di essere arrivata all'incirca intorno ai 10, però per la prima volta va più che bene e penso che è un'attività che tornerò a fare. Comunque questa attività è stata bellissima perché mi ha fatto conoscere un sacco di persone, è stato veramente bello perché c'era un mix di gente che non mi aspettavo, ognuno particolare, ognuno con qualche cosa da raccontare o da insegnare agli altri, e quindi è stato proprio bello in questo senso. E sto finalmente integrando più attività sociali nelle mie abitudini e questa è stata una prima, ma ne stiamo programmando già delle altre e questo mi gasa veramente un sacco. E io sto programmando delle uscite, delle altre mini vacanze, come ho già fatto in passato, per cui stay tuned, nel prossimo video vi faccio vedere delle altre novità. Oggi non farò tanto altro, adesso mi dedicherò alla lettura dei miei copioni di recitazione e preparerò tutti gli oggetti di scena che mi servono e basta. Poi stasera ho teatro, quindi diciamo che a questo punto la giornata è quasi finita perché dedicherò il pomeriggio a queste attività, ai preparativi. Io quindi vi saluto con una faccia che stai per stamattire. Ci vediamo nel prossimo video. Spero un po' più in salute. Mi vantavo di non essermi ammalata questo inverno. L'ultima volta che mi sono ammalata è stato a settembre e mentre tutti intorno a me si sono ammalati 3 o 4 volte, non mi sono mai ammalata. Sono cascata subito appena iniziata la primavera. Molto bene. Non sembra però molto pesante, quindi è gestibile. Per ora. Basta. È tutto per oggi. Mi raccomando, prendetevi cura di voi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!